Ragazzi, vedete Gabri laggiù cosa sta facendo? Sta piantando del grano in questo momento. Eh sì, oggi lo spiamo. Vi devo dire che praticamente ultimamente Gabri si sta comportando in modo meno strano, ma pur sempre strano. Pur sempre strano. Quindi, tipo, stava di più in casa sua, non so come mai, però ultimamente stava di più in casa sua. L'ho visto, tipo, che camminava da questa parte e soprattutto da questa parte. Io sono un pipistrello, sono disguisato chiaramente. Non vi dovete preoccupare che non mi sta vedendo, perché sono molto, molto, molto coperto. Guardate che bello che sono. Tranquillo, tranquilli, l'elitra non le vede. L'ho già appurato. Allora, non lo so, dobbiamo seguirlo un attimo, dobbiamo vedere un attimo. Io vi ricordo anche che, fra l'altro, fra un po' lo sposteremo a parlare, perché lui di solito quando si comporta in modo strano, tipo ora, che fra l'altro quando si comporta in modo strano io inizio subito la registrazione, no? E quindi, ecco, eccoci, sta di nuovo volando. Perché sta volando? No, dove sta andando? Oh mio Dio, no, perché sta facendo... Adesso muore. È morto, ma seriamente? Ma è seriamente morto? Cioè, io... perché si è suicidato? Ok, non, guardate, io non me lo voglio chiedere. Sembra un po' fuori di testa, ma dopo tutto che cosa volete farci? Ad ogni modo, boh, vediamo un attimo che cosa ha in mente. Anzi, sapete cosa facciamo adesso? Adesso lo spostiamo. Perché ho in mente, anzi, aspetta un attimo, magari aspettiamo un attimo. Perché io voglio vedere un attimo dove sta andando a parare. Perché vedete, sta continuando a girare qua, diciamo, intorno alla sua casa. Ma io non so esattamente che cosa abbia in mente di fare nel concreto vicino a casa sua. E perché sta facendo questa cosa? Sembra, ma avete presente quegli scienziati pazzi con i capelli bianchi, no? Che tipo tutti quanti impazziti, no? Tipo, che fanno, ah, adesso sto facendo questa cosa. Ecco, sembra lui adesso, cioè, sempre sembrato così. Poi dopo io vi ricordo che la scorsa volta aveva costruito un altare prima lì, poi dopo l'ha spostato, non si sa come mai, l'ha spostato qua. E praticamente questo dovrebbe essere l'altare del Dio Lama, mi pare, tempio per i Lama, esatto. E praticamente è appunto una specie di suo culto, di sua religione, avevamo capito? Ma io non so se veramente, cioè nel senso, non è una sua religione, era più che altro un tipo l'hacker, ma io veramente non capisco, cioè tipo quello che mi fa muovere il personaggio da solo, non ci sto più capendo niente, fra tutte le serie, cioè, boh, non ci sto più capendo niente, assolutamente niente. Niente, lui adesso sta facendo dei giri, anzi adesso io direi di spostarlo un attimo, aspettate che adesso clicco da questa parte, non vedete niente. Eccoti qua, Gabri. Dennis. Allora, caro mio Gabri, cosa stai facendo? Io sono... no, niente, stavo sistemando casa. Ah, sì? È perché io sono in esplorazione per trovare una palude, perché mi servono gli slime per... hai presente gli slime, le slime ball? Ah, sì. Mm-mm. Poco fa mi si era rotta l'elitra. Ah, sì? Come mai? Stavo volando e mi si è rotta l'elitra. No, ecco perché sei morto. Eh sì. Porca miseria, che stupido che sei stato. Davvero. Comunque, vabbè, niente. Quindi cosa stai facendo? Hello. Sto attuando il mio piano segreto. Gabri? Ma, scusate, ma se n'è andato fuori dalla stanza? Allora, fermi un attimo, cos'è appena successo? Scusa perché mi fa abbastanza ridere questa cosa. Oh, seguiamolo! Allora, praticamente aveva detto... aveva detto, fermi tutti, allora aveva detto, sto attuando il mio piano segreto, mi sembra di aver capito, una cosa di questo tipo, ma è impazzito, cioè nel senso quell'effetto l'aveva fatto con un programma, ma dove sta andando ragazzi? Ma cos'è? Oh, no scusatemi, ma cos'è sto passaggio? Ma io non lo sapevo, ma scusa, ma dove, no raga, è inquietante, cosa, no, cosa mi state dicendo? Cos'è questa cosa, scusatemi? Cioè che cavolo ha in casa? Ragazzi, ma cosa... cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, questo è una sorta di portale del... se io scavo qua sopra il blocco... vediamo. Ah, è vero che io non devo scavare perché sono in creativo. Vedete? Praticamente è tipo una specie di portale, ma con il vetro. Oh, santo! Cioè, lo sistemiamo immediatamente tutto perché magari poi viene a vedere e non va bene. Ma che cosa facciamo? Ma ragazzi, io non ho parole. Ma che cosa... ok, scusate, io adesso voglio vedere, perché io non ho mai visto, cioè questo penso porti nel land, adesso entriamo e vediamo. Oh, ma dove siamo? Oh, ragazzi, scusatemi, no, cosa è appena successo? No. Scusate, porca miseria, lui ci vede, lui ci sta per vedere. Oh, porca, no, devo andare in creativa, devo mettermi la chat, allora, chat settings, questa qua, ok, poi dopo faccio slash game mode creative, vedete che è entrato prima lui.
C'era scritto Gabriele. Allora, scusate un attimo, però. Allora, no, 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 devo prendere la pozione di invisibilità. Che stupido che sono. Invisibility potion, qualcosa di questo tipo dovrebbe chiamarsi, esatto. Mi devo mettere. Ok, perfetto. Oh mio Dio, ragazzi, quanto abbiamo rischiato, ma tipo troppo. Oh no, 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 ma sono stupido, sono stupido. Allora, ho l'armatura addosso, cosa sto facendo? Ok, allora, fermi tutti. Cosa è appena successo? Allora, noi eravamo nel nostro mondo vanilla. Vi ricordate, non so se avete presente il nostro mondo vanilla. Ora, lui ha creato un portale che ci ha portato in questo posto. Cioè, non so se... Allora, non so se... Allora, ci ha portato nel mondo di un'altra serie. Cioè, non so se sono abbastanza chiaro. Io per di... Allora, ragazzi, io non sto... Aspettate un attimo, io non sto capendo più niente, ok? Cioè, io scommetto che anche voi siete allo stesso modo. Cioè, non state più capendo niente. Siete sconvolti. Lo so, immagino. Ma... adesso cerchiamo di capire insieme che cosa è successo. Primo fra tutti, Gabri ci deve dare delle spiegazioni. Prima aspettate un attimo. Prima osserviamo cosa sta facendo in questo mondo. Perché lui in questo mondo, sono certo, 100% sicuro, che lui starà facendo qualcosa. Tipo, cosa sta facendo adesso? Sta, niente, sta camminando. È come se stesse, non lo so, andando a vedere, un attimo qualcosa, ma non ho capito perché, che cosa ha in mente di fare in questo mondo e come caspita ci è arrivato qua. Cioè, io non sto capendo, io ragazzi non sto, cioè, ma come è possibile? Lui aveva una, allora, noi eravamo nel nostro mondo vanilla, lui ha aperto un portale, ma si è visto che era un portale di vetro, con la texture quella là del portale dell'End, avete presente? Ci ha portato in un mondo dove... Che però ha le mod! Cioè, non so se ci stiamo... Ragazzi, io non so se capite, ma quel mondo là, quello là con NO, che è questo qua praticamente, ha le mod! Invece il mondo vanilla non ha nessuna mod, ragazzi! Come è potuto succedere? Cioè, io... Ok, vabbè, ok. No, adesso io... Scusate, sono troppo... No, 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 non riesco, devo che... Mannaggia, non riesco, ok. Ciao, Gabri. Dennis, cosa stai facendo? Dimmi un po', che io sono qua che cammino, sto esplorando un po'. No, niente, sono in casa mia. Ah, dove in casa tua? Nel server vanilla. Ah, nel server vanilla in casa tua, certo. Perché dici così? Beh, perché praticamente, adesso ti spiego subito. Stai fermo un attimo lì in casa tua. Stai fermo, no, non ti muovere. Va bene. Allora, Cosa? Allora, ci sono delle spiegazioni che vuoi darmi? Va bene, Gabriele? Sì. Praticamente ho creato un portale per una dimensione spazio-temporale, che praticamente siamo in questo mondo, però non ci dovrebbe vedere se entriamo con questa modalità. No, sarebbe il mostro, ragazzi. Allora. Esatto. Io stavo sorridendo un attimo perché sembra pazzo. No, allora, no, è la verità. Tu... è la verità, ok. Tu mi stai dicendo che siamo in una dimensione spazio-temporale alternativa, giusto? Esatto, sì. E com'è che avresti fatto a fare questa dimensione spaziale? Ci ho messo un bel po' di tempo. Scusa. Infatti non ti ho detto niente perché è molto difficile. E tu hai fatto questa cosa per tutto questo tempo senza dirmi niente? Eh sì, perché non ero sicuro che come si dice, che non riuscivo. Gabri, allora. Allora, non so se ti rendi conto, ma tu... Allora... Probabilmente hai scoperto una cosa che in Minecraft non è possibile. Cioè, tu, scusami, tu hai fatto un portale. Perché qua, noi, allora, questo dovrebbe essere un modpack, giusto? Esatto, sì. E tu, aspetta, hai detto che no, non ci dovrebbe vedere in questo mondo? Esatto, se entriamo in questa modalità non dovrebbe vederci. Ma davvero? Siamo invisibili a lui. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. No, vabbè, davvero? Sì. Oh mio Dio, Gabri, non so se hai capito, ma praticamente così possiamo No, vabbè, sei un genio. Hai visto? Infatti, cioè, volevo dirtelo più avanti per vedere se riusciva, però per fortuna è riuscito. Ma, cioè, tu praticamente hai scoperto un modo per spiare questo qua, questo N.O. punto, che sarebbe no, non so come mai si chiama sì, così. Sì, sì, esatto. E praticamente... Con questo portale di vetro. Ma scusa, lui non può... No, aspetta un attimo, lui non può entrare in questo portale di vetro. No, no, non può, cioè non dovrebbe almeno. Ah, quindi non lo sai. Ma perché no. In teoria, scusa, lui non dovrebbe vederlo, no?
Cioè, no, dicendo... esatto, no, infatti non dovrebbe vederlo. Quindi cioè, se, no. Se tipo noi entrassimo normalmente su Minecraft, noi non lo vediamo, giusto? Questo portale. Beh, allora, se entriamo... no, mi sa di no, infatti, no. Esatto, anch'io lo penso. Quindi praticamente... Ma scusa, ma allora adesso non c'è? No, scusami. Cioè... oddio, non lo so io. Non... allora... Perché l'altra volta era apparso dal nulla. Esatto, esatto. Ma quindi allora, può apparire dal nulla, cioè... Può apparire dal nulla, poi forse magari non... È come se non ci fosse... Come se stesse facendo... Non lo so. O starà lavorando ai suoi piani, ma... Non saprei. Esatto, oppure sì. Magari un giocatore normale, tipo un giocatore tipo reale che gioca. E... Oddio, può essere. Però che parla. No, non lo so, mi sembra troppo strano tutto quanto, Gabri. Primo fra tutte, mi sembra strano che... Tu sei, cioè, praticamente questa non è una cosa di... Anche perché questa non può essere una cosa di Minecraft, cioè... Non... lo so, infatti, cioè... No, cioè, allora, una cosa di Minecraft è quando tu praticamente cambi mondo, cioè, cambi dimensione, tipo, no? Te vai nell'end, vai nel nether. Sì. Ma una cosa di... cioè, allora, praticamente... infatti, com'è possibile? Cioè, non credo che è una cosa di Minecraft, cioè, non lo è, cioè... Non credi? Scusa, no, cioè, non credo che lo è, cioè... Cioè, ma non è possibile che lo è, cioè... Ok, allora mi sto confondendo. Perché praticamente se tu vai tu praticamente puoi cercare, no, un sacco di cose su Minecraft, chiaramente. Esatto, sì. Anche su YouTube non trovi queste cose, almeno credo, non penso che possa, che tu con un portale puoi switchare tipo come un mod pack. Cioè tu prima noi eravamo nella 1. Infatti, prima nella 1.16.4. Adesso siamo nella 1.12.2, Gabri, che è una versione infatti, vecchia. Sì. Infatti, con un portale, con le mod. E ragazzi, guardate qua, c'è la come si chiama? Nothing of Items, cioè tipo quella nuova, per la versione nuova. E tutto quanto. Poi vedete tutte queste mod qua, praticamente. Vedete che no. È questo che, cioè, no, è impossibile. Perché nella vanilla non ci sono tutte queste mod. No, infatti, non ci sono. Cioè, nella vanilla non ci sono proprio le mod. Casomai, fra poco, se non vediamo no adesso, fra poco ritorniamo, facciamo così. E nella vanilla, sempre attraversando questo portale. E praticamente vediamo un attimo se ci sono le mod, anche per far vedere. Esatto. Noi sappiamo che non ci sono le mod perché siamo entrati nella versione 1.16.4 su un server. Infatti, cioè. Creato da noi. Poi io, Gabri, non so, ma che conoscenze ci vogliono? Cioè, tu che conoscenze hai dato? Sono conoscenze, è difficile avanzate. Da fare. Esatto, sì. Cioè, allora scusami, ma io non ho capito, ma questo è proprio, è una cosa più informatica o più che altro tipo fisica, cioè tipo... Sì. Come fisica? Cioè tu mi stai dicendo... Cioè, esatto. Ma quindi noi non siamo... Cioè tu, aspetta un attimo, non so... Ragazzi, allora, noi non siamo, cioè non so, noi stiamo registrando come se non fossimo nella realtà presente, ma stiamo registrando come se fossimo in un'altra realtà, ma proprio capito, cioè proprio come anche nella vita reale. Cioè, no, allora, non so se ci stiamo capendo, Gabri. Cioè, tu mi stai dicendo che è così. Cioè, praticamente è proprio... Esatto, sì. Che noi adesso ci siamo spostati in un'altra dimensione e che questa dimensione in cui noi siamo ora non è reale. Cioè, è tipo... Anche qua nella realtà, dici? Esatto, sì. Oh mio Dio. Scusa, questa cosa... No, è impossibile. Cioè, non è possibile. Cioè, ok che... ho visto che è così, ma non è possibile. Cioè, nel senso, anche, ragazzi... Cioè, vedete questa mano? Proprio voi vedete la mia faccia? Cioè, è come se adesso noi siamo dentro un'altra dimensione. Cioè, proprio come se fossimo fuori dalla nostra dimensione. Oh mio Dio, non ci sto capendo niente, Gabri. Infatti è difficile da spiegare. Allora, poi magari proverai a spiegarmi off camera. Va bene, esatto, sì. E magari, guardate, facciamo così. Ritorniamo prima, magari che succeda qualcosa di brutto, ritorniamo immediatamente di là, nel mondo vanilla. Quindi vai prima tu. Entriamo. Ok, perfetto. Ci siamo arrivati, allora. Siamo ritornati nel mondo. Allora, aspettate un attimo. Sono in creativa, vedete, sono in creativa, normale. Non c'è nessuna mod, non c'è nessuna mod. Gabri, com'è possibile? Lo so, infatti è difficile da spiegare. Anzi, vi posso anche far vedere F3, adesso vedete tutte delle cose strane. Però praticamente se andate a vedere versione, ecco, Minecraft 1.16.4. Vedete, ho anche l'Optifine. Quindi praticamente siamo nella versione 1.16.4, ragazzi. Avete visto? Prima e l'altra era la 1.12.2. Esatto, non ve l'ho mostrato perché, vabbè, però avete visto che c'erano le mod e ci sono alcune mod che proprio non ci sono per la 1.16.4.
A parte che comunque anche fosse che siamo nella stessa versione non sarebbe comunque possibile, ma... No, infatti. Eravamo davvero nella 1.12.2 tecnicamente, poi non so come funziona, vabbè. Vabbè, insomma, ad ogni modo, ragazzi, niente, io sono sconvolto. Gabri, tu la prossima volta che fai una di queste cose, ho capito che sei genio, però la prossima volta che fai una di queste cose... Devo avvertirti. Esatto, cioè, nel senso... Va bene, ma perché cioè, non volevo deluderti. Lo so, ma infatti guarda che hai fatto una cosa che per la scienza è vabbè, un po' vabbè, cioè nel senso tecnicamente avresti scoperto dimensioni parallele, vabbè, però insomma mi sembra un po' complicato. Ad ogni modo, cioè vabbè, magari dico può essere, però non so come funziona, vabbè, insomma ad ogni è modo. Difficile da spiegare, sì. Va bene, allora, quindi Gabri, niente, grazie che hai fatto questa cosa, almeno potremmo spiare quello là. Esatto, è vero. Come se fossimo una sorta di fantasma, no? Praticamente, mi stai dicendo, no? Cioè, tipo come sì, fosse... è vero. Come sì, fossimo... lui non ci dovrebbe vedere. Ma noi riusciamo a vedere, ci riusciamo a vedere fra di noi perché siamo riusciti a vedere. Sì, sì, sì. Sì, esatto. Quindi, ok, ho capito, va bene, ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate voi di questa cosa, perché è freaking mind blowing, cioè nel senso è completamente una cosa fuori di testa, fuori da ogni logica presente ed immaginabile, cioè nel senso, ok, non sto capendo, ma vabbè, probabilmente Gabriel avrà creato un buco nero e ci siamo entrati dentro, probabilmente, non lo so, oppure... avrà usato la fisica quantistica, che caspita ne so. E quindi ragazzi, niente, fateci sapere cosa ne pensate voi nei commenti, mi raccomando, è molto importante perché questa è una cosa veramente che io non ho mai visto da nessuna parte e sono completamente scioccato. Lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate, mi raccomando, tantissimi, così cresciamo, così possono vedere anche altre persone questa cosa folle, completamente folle, che è appena successa, perché io veramente non so, esatto, spiegarmelo. E quindi condividete il video, chiaramente, perché così lo vedono altri. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!